le associazioni devono riconoscere credo esista una parte della società che in effetti è andata oltre il I don't care e comincia ad avere un livello di attenzione e una richiesta di partecipazione molto superiore. Per me sul fronte di partecipazione esiste un'esigenza molto simile a quella sul fronte dell'informazione. Potremmo dire che oltre a un Freedom of Information Act avremmo bisogno di una sorta di Freedom of Participation Act. Cioè, non solo dobbiamo pretendere che l'amministrazione ci dia anche le informazioni che non pubblica volontariamente, no? E quindi fare accesso alle informazioni che vogliamo, ma anche dal punto di vista della partecipazione dobbiamo pretendere che si aprano dei processi di coinvolgimento anche nei settori in cui l'amministrazione magari non ha tutta questa volontà di partecipare. Secondo me questo di aprire alla società civile, secondo me questo è un elemento fondamentale, cioè rompere il monopolio della partecipazione e il momento orientata al movimento per la trasparenza ha un'opportunità di farlo. Cioè tutta questa liberazione di dati, quello che noi diciamo da sempre, no? Che l'amministrazione ormai non ha più la responsabilità di fare il bel sito, no? Di darci le informazioni e poi noi con quelli ci prendiamo la comunità, creiamo le iniziative. L'abbiamo, stiamo davvero facendo? Quante sono le comunità che noi che credo stiamo facendo un lavoro bellissimo, no? Di cercare di fare cultura dell'amministrazione, quello che stiamo facendo oggi, quello che qui è probabilmente organizzato questo evento, a portare decisori qua dentro e farli contagiarli con la cultura, con l'entusiasmo con i progetti e quant'altro. Ma basta questo? Probabilmente no, probabilmente ci vuole una vera e propria, diciamo così, competizione. E da questo punto di vista internet, le tecnologie digitali sono state in moltissimi settori molto più veloci, cioè lo vediamo nel campo dell'editoria, no? Uno può dire è sufficiente la consultazione sui dirigenti o sull'agenda digitale? Non lo so, probabilmente ci sono molte buone intenzioni, no? Credo davvero che gli amministratori cercano. Molti amministratori cercano di andare nella direzione, ma nel frattempo nella società cosa succede? È sufficiente? Tu dicevi il tasso del sessionismo ormai al 50%, no? Cioè, quello che stiamo facendo, aprire la consultazione sui dirigenti o sull'agenda digitale, affronta in qualsiasi modo questo problema, no? In qualsiasi modo c'è dal punto di vista dell'amministratore la volontà di porsi, diciamo, dal punto di vista del cittadino, capire come creare quella catena di coinvolgimento, no? Dall'interesse, può essere anche il click su Mignace, basta che non sia il punto finale, no? È quello su cui lavorano le organizzazioni come BAS, come quella digitale, proprio creare il processo subito dopo il click, la cosa che arriva nelle istituzioni, che arriva a parlare. Quindi assolutamente c'è una grossa responsabilità, c'è una grossa responsabilità nel rompere questo monopolio di partecipazione, creare contesti, creare comunità. In parte lo stiamo facendo, in parte meno, sicuramente rispetto a esperienze anglosassone.